molto simile, perché tu prendi dallo chef, gli dici tu il ma e poi magari non ti piace quello, ma certo, tu prendi dalla sua famiglia, magari è una scuola, cioè capito, è una fila di legno, non ti piace, secondo me sono molto simili, ma non puoi proprio scegliere, capito? Come fai a scegliere? Per essere di vita di morte. Vabbè, sto a morire, raga, non mangio, sto a morire, cioè sto a morire, capito? Come dove ti diverti di più, aspetta, non nel senso di divertirti, ma nel senso di... Allora, se ti devo dire, io se mangio un piatto che mi piace, però finisce dopo 5 minuti e di nuovo non ci penso. Se mi faccio la trombatura del secolo, ci penso pure dopo 20 anni, capito, voglio dire. Quindi no, per me se non c'è sesso della pasta, non c'è sesso, non c'è sesso, come anche più buono. Piatto più buono della tua vita, te lo ricordi? Sì, l'ho detto qual è. Cioè, per me, io posso andare da Cracco, posso andare da Bostura. Per me, però la, è la lasagna con la mamma di mia nonna vinceranno sempre. Però, rimangono nel cuore. Però è anche emotivo. Quello che ti voglio dire. Quindi comunque non c'è. No, la questione è... La questione vorrei siamo in diretta. No, sì, l'ho messa. Vorrei... Ah, ma proprio adesso, raga? Adesso! Non sono sempre di nessuno. Ah, no, se uno se ne con il petto trombato se ne andava. Aspetta, la questione che vorrei portare l'attenzione di tutti è questa, perché pure per me è stato difficile dire cibo, cioè è stato facile dire cibo conoscendomi, però è stato anche difficile riflettere sulla questione, perché poi uno vuole dire, vuole scherzare, però a un certo punto deve analizzare la cosa con filosofia, se no che stiamo a fare qua. E io dico, quando ci masturbiamo, ripensiamo alle scopate, quelle top, quando mangiamo qualcosa che ci piace, ripensiamo alla cosa che ci è piaciuta di più? No. Se fa schifo. Sì, io allora, no, attenzione. Quando io... Fai il paragone con la cosa più buona di quella, tipo sta grigia, l'ho paragonato alla grigia. Con la grigia più buona da mangiare. Aspetta, però dicevo che prima subito è un paragone. Esatto, lo stai pensando per arrivare al piacere. Lo stai pensando per arrivare al piacere perché, ecco, io, se ho fame, non mi aiuta pensare alla migliore carbonara che ho mangiato. Anzi, mi massacra. No, però se tu sai che ci puoi tornare... Sì, è vero che ci puoi tornare, però che succede? E nel frattempo ti accontenti anche del pane con l'olio. Che ci domani vado a mangiare la migliore carbonara del mondo, così come giustamente io, che attualmente non ho accesso alla dimensione sessuale, a parte quella con me stesso, quando scopri pensi alle migliori scoperte che ti sei fatto. Però cioè, no, c'è la dimensione del passato e delle emotività anche in questo. Però quello che dico io è più facile quando ci masturbiamo pensare al passato o immaginare l'eventuale futuro, perché invece con i piatti questo lo facciamo, perché quando ti dico Terry ci stavo in questo ristorante dove mangiare gli arrosticini fantastici, tu colleghi l'esperienza passata degli arrosticini avendo delle aspettative su quello che certo mangerai, mentre invece difficilmente farai il paragone delle scopate passate quando sai che ti potresti fare una scopata con qualcuna di nuova. Io personalmente non penso, oddio, magari scopo come Stibia o come Maianza, come quelle 4-5 sempre diverso del mio elenco. Sì, assolutamente. Quindi, capisci, ci stanno delle cioè, questo è uno di quei ragionamenti che difficilmente porta a qualcosa, perché alcune delle cose le viviamo in maniera differente. Sul cibo, giustamente, poi ci viene il fatto che senza temore, mentre invece nella dimensione del sesso si può vivere male, senza farlo si vive, comunque si va via abbastanza bene, poi c'è sempre la masturbazione. Ecco, il sesso ha un palliativo, il cibo non ce l'ha, o mangi o muori. No, però è vero che rimaniamo sempre nella sfera del cibo. Nella sfera dell'esperienza, appunto, tu sapendo che... Nella sfera dell'esperienza, cioè... Non pensi 10 anni alla migliore carbonara che ti hai mangiato, cioè... Aspetta. No, guarda, amo il cibo da morire, cioè, hai ragione, nel senso, hai ragione. Se non ho fame, una cosa mi piace, la guardo e la voglio mangiare, la mangio. Cioè, io sono così, però, e non lo faccio in un certo contesto. No, perché? Chiariamo. Sì, però, me lo scoprirei pure. Lì faccio un ragionamento pubblico, cioè, se faccio un ragionamento mio è diverso. Però, capito, a livello di emozione e esperienza, per me l'esperienza del sesso rimane. No. Cioè me la potrò ricordare per sempre, magari il sapore lo dimentico, quindi non lo so.
però ricordo che mi è piaciuta, ma non ti so dire che veramente ricordo di quello che ho provato mangiando. Però il piatto, il piatto della cui emotività mai parlato prima, quello di rimane, però la lasagna della nonna, quella mia rimangone se cucina la nonna, non mi ricordo se non mi fosse, non mi ricordo neanche il sapore, perché mia nonna è morta per quasi 20 anni, forse non mi ricordo neanche il sapore, anche perché, però mi ricordo quanto mi rendevano felice. Quello anch'io. Mentre invece, giustamente, questo, in questo di ragione, è vero, dei miei, come dici tu, è sentimentale. Dei miei piatti preferiti non mi ricordo, più che il sapore mi ricordo quanto mi rendevano felice. Delle mie quattro scopate preferite mi ricordo pure il colore dei peli della frase in questione. Quindi, quindi ragazzi, no, no, in questo, cioè, in questo sono molto vicino a come la pensi tu. Continuo a dire cibo per una questione di esperienza mia, forse perché ho mangiato molto più di quello che ho scopato. Vabbè, quello tutti. No, però nel senso, il cibo mi ha dato anche molte più soddisfazioni, ma molto spesso può essere stato per me il rifugio dal fatto che non scopo quando mangio. È anche sotto gli occhi di Manga Lupenna. C'è anche fatto, se mangi tanto, ringrazio, ti può fare male. È scontato, cioè, giù figo. Sì. No, 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 fisicamente, sì, però ci stanno altri problemi. Sì. Vabbè, dipende. Ci possono essere da persona a persona, dipende anche dall'igiene dell'altra persona. A parte l'igiene, ma le malattie venere, le malattie venere sono medaglie al valore. Lo penna. Allora, la scelta è ardua, però. No, 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 io ho sentito un po' tutti, ho ascoltato un po' tutti i pensieri, le idee, e personalmente anch'io sceglierei il sesso. Ma perché? Aspetta, se io scelgo la sagna, tu non vuoi il sesso. Quello se ne parla, insomma. Parliamo, parlare. Testo sulle lasagne. No, se ti fai lasagne. Ah, questa è corruzione. Sì, è molto. Perché poi le lasagne. Ma allora stai avvicinando alla spiegazione. Allora, come diceva appunto lei, il cibo non è che ti può dare tutta questa sensazione, non ti può espandere molto le tue sensazioni. Cioè, sì. Ti può dare quell'attimo, oddio mio quant'è buono sti gnocchi al ragù, quanto cazzo sono buoni i gnocchi della nonna, sono buonissimi, per carità di Dio, va benissimo, io me li ricorderò sempre gli gnocchi che faceva a mano mia nonna, buonissimi, un sapore unico, è ok. Però se mettiamo a confronto cibo e sesso, ovviamente andrò più sul sesso, ma per il semplice fatto che il sesso ti apre più sensazioni, come dicevo prima. Il cibo te ne può aprire un paio, due, tre, massimo. Massimo. Per, beh, a livello personale, non è vero, perché a livello sensoriale il cibo inficia l'olfatto, il gusto e vagamente il tatto con la consistenza. Il sesso? Il sesso, c'è un appagamento. Vabbè, il sesso si fa, però il sesso, il corpo lavora tutto quanto lavora, tutto il corpo si apre per farti sentire questa sensazione bellissima che è fare sesso, fare l'amore, quel che sia, insomma. No, sì, sono abbastanza vicino. Ragazzi, mi hai fatto cambiare idea, bravi, porca. Ma questo però è un compito per te. Vai. Esco dal ruolo del fatto che c'è una ragazza venuta qua e faccio un discorso molto generale di persona non legata. Cioè, okay. io ho sempre detto a Tizia, per me, se tu un giorno vedi uno che ti fa un sangue bestiale, bomba, ma non ci parlare e non prenderci un caffè, che è quello che mi deve dare, prendersi il caffè, non farsi. Ti confermo con questa tesi. Ce l'ho da una vita e mezza. Quindi non sei proprio lui. Ma io mi sento così. Perché? No, perché il sesso è una cosa totalmente distintiva ed animale, che non ha niente a che fare
con l'affetto, l'amore, esatto, e tutte le altre cose. Io ho sempre diversificato sesso, sì, e fare l'amore, perché sì, fare, sì, l'amore è un conto, fare sesso non hai sentimenti, è un gusto fisico, esatto, è un bisogno fisico. Io non lo so. Sono definito. Mai fare l'amore, mai fatto sesso in vita mia. Forse una volta, ma ok, infatti mi ha fatto schifo. Guarda, almeno c'è culo. Però io almeno posso fare anche lavoro con 3-4 donne diverse, ma è inglesismo, però attenzione, non ti ricordo questo. A me cosa è sempre piaciuto del sesso, ed è molto simile a quello che mi piace del cibo, tra parentesi, è quasi la stessa cosa. Cioè, per me la scoperta è il tabù, rompere il tabù, cioè non è l'atto fisico, è tutto quello che c'è intorno. Quindi poter dire una parola, dirne un'altra, con una persona, in un altro modo. Aprirsi. Non è l'atto fisico, non è la ginnastica. E poi quella si ha il contributo maggiore che c'ha, però nella mia testa, quello che mi fa scattare, mi fa ricordare, non è l'atto fisico, che lo ritengo un po' sempre simile. Perché essenzialmente è quello. Non è solo introdurre A in B fino al raggiungimento di C, esatto, ma è tutta la costruzione. Perché se non c'è quello, difficilmente arrivi a quello. Allora, sul rapporto con il piatto, cioè nel senso proprio, non è potere decisionale, lo puoi mangiare e basta. Nella cucina siamo tutti dominati. È ovvio, tutto qua l'avete detto, cioè si è capito, cioè nel senso capito, però ti posso dire una cosa, sono convinta proprio perché il sesso diventa un'esperienza di scoperta, di prove, di almeno nella mia visione, poi anche sarebbe anche da dire che c'è uno spiccato senso per la cucina, perché magari si è abituato a esplorare il gusto, per te diventa qualcosa di importante tanto quanto, e cambia di persona in persona anche, no? Però io dico, pensando che domani posso provare una nuova esperienza sessuale, che non so quando se mi piacerà, ma dopo un uomo. Sì, sì. Non lo so. Sì. Non lo so. Ok. Provare. Quando ci siamo svegliati in unione, certo, infatti. No, magari ne sai che a 70 anni io dico, voglio provare questo, perché nella mia testa c'è provare anche le cose che non mi piacciono. Anche quella foto che sembra che stiamo facendo, che Laura non ti posso lasciare solo un attimo. Il bastoncini con il cioccolato, però ti assicuro che mi esalta. A me personalmente non penso che sia universale pensare che se qualcuno mi ha prenotato una cena tra 6 mesi da Bottura a Inferno o coso, vivo un'esaltazione molto maggiore rispetto a che, guarda, farai sesso con Valentina Nappi o perché nella mia testa so che quella è esperienza, al di là del piacere esperienza è provare una cosa, una persona nuova, aspetta, ma proprio come nel sesso, per me il cibo non è tanto che io mangerò quella cosa e mi piacerà. Sarà una serie di cose tipo, sto dal più grande chef del mondo che ha studiato questo, ha inventato questo, io lo provo qua, lo so, fa solo lui, già solo che io mangerò, al di là del fatto che mi piacerà o meno, per me quella è un'esperienza, quindi non è il cibo che viene... Dice la stessa cosa quando facevamo il dibattito sul cibo arte. Esatto. Stessa cosa, dice. Stessa cosa, perché io sono stato a mangiare in un posto, allora ripeto esattamente quella cosa che dissi in quella... Le uova. Quella là, no, le uova. Io andai a mangiare in Inghilterra da uno chef che fa l'interiore agli animali dal naso alla coda, questo è il suo principio. Andai a mangiare i polmoni e il cuore d'agnello con una salsa all'aceto, è una cosa senza particolare. Io di quell'esperienza non ti dirò mai, mangio perché è buonissimo. Io mi ricordo soltanto che quello è un sapore che ho provato, ancora non riesco a dimenticare, probabilmente non dimenticherò mai, lo collego, poi magari metti a un viaggio, che ero lì a mangiarmelo con un amico. No, questo va bene, questo si può fare pure per la scopata. Sì, perché sì, la colleghi alla persona, la colleghi al momento, perché io ho tante scopate, ma io ho avuto una sola storia importante che si è durata più di un pomeriggio, quindi cito sempre quella. Però determinate. C'è un approccio al sesso proprio troppo freddo. Cioè tu, allora io ti dico che però se io tra 6 mesi, no aspetta, se io so che tra 6 mesi andrò, cazzo ne so,
a vedere l'aurora boreale e mi mettono sotto una cupola trasparente, io penso, oh, l'anno faccio una meta trombata, ma l'ho tutta la vita, scusami, la stessa cosa, invece tu pensi alla persona diversa che non hai mai provato. Invece no, tu una cosa... No, perché l'esperienza è diversa che non ho mai provato. No, perché tu parlo di Valentina Roli. Cioè, tu fai sempre esempio di una persona no, con cui sì, non stai. Sì, è ovvio che tu possa fare 50.000 nuovi tipi di... Cioè, certo, grazie che tu non con provi, la persona capito? Con cui stai, poi no, perché tu è fortunata che sta qua davanti. Perché l'altra persona, deve, l'altra persona deve gradire oppure essere aperta ad altre cose che magari mi apro io, non perché... Allora, sì, ma questo perché non ci avete un approccio tipicamente maschile, sesso, cioè uguale scopata, con la, quella diversa che non ho mai provato, che magari... Cioè, capisci? Hola, hola, allora, cioè, non faccio un esatto, cioè, scusami, che insomma, generalizziamo. Esatto. Di quello che la... Cioè, dell'esperienza che fai solo lì da fare con una persona... Anche, diciamo, cioè, non lo so, con l'esperienza del viaggio, del posto diverso, dell'esperienza diversa. Sì, 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 quindi sì. Se ci pensi non è così diverso. Però sono tutte cioè, due io... cose che dipendono da una sensibilità fisica, in qualche modo. Cioè nel senso, io quel piatto lo devo consumare e ricordarmelo. E quello che me lo fa ricordare non è il fatto che ho mangiato ed era un sapore buono, ma che era un sapore diverso, particolare, pensare che quello là c'è ancora più possibilità di esplorazione. Sì, però questa esperienza la puoi provare anche con una scopata bellissima in un posto bellissimo. Ma tu puoi metterla, ma non tu è detto, particolare. Allora, dobbiamo cercare il migliore del mondo, la location migliore del mondo, mi fa un piatto migliore del mondo, tu la puoi fare anche una bella scopata nel luogo più bello del mondo, nel momento più bello del mondo. È molto simile questa cosa, capito? Allora faccio un esempio che si ricollega a quello che ha detto Laura, però che semplicemente si sta convincendo e portando la vedi? Solo gli studi soldi non cambiano idea. Volevo dire, allora, se vogliamo tutto il tavolo, non avevo modo di dire che lentamente. No, in realtà, esponendo bene. Nella disputazione filosofica, quello che stiamo facendo in questo momento si fa proprio giungere a conclusioni anche differenti da quelle delle quali partite, altrimenti uno non la fa, certo. Rimane della sua. Allora, la mia idea è che effettivamente non bisogna fare esempi con altre portate, sia in ambito sessuale, quindi anche con la partner, ammesso che io ce n'abbia una fissa, come è successo una sola volta, appunto. Si può sperimentare. Allora, ci racconto un'esperienza mia, tanto io ormai di pubblico dominio. Io sono un sadico, penso che si possa definire così. E dopo le ultime due ragazze post fidanzata con cui sono stato, hanno entrambe stranamente compreso questa cosa e accettato di buon grado, perché evidentemente io ipotizzo che siano tendenzialmente un po'. Diciamo si guace il cavaliere con Saker Masoch. Quindi che succede? Sono io che attraggo soltanto questo tipo di ragazza o io vengo attratto da questo tipo di ragazza che sa che quindi in me troverà la soddisfazione? Però questa è considerata oggi a tutti gli effetti una parafilia, che il sadismo, il fatto che tu possa... Allora per me non è fondamentale, quindi non mi definirei un sadico tubuo, perché conosco, avendo frequentato quegli ambienti, conosco degli uomini e principalmente delle donne che non fanno neanche sesso. Cioè, la performance è schiaffi, dominazione, un certo tipo di tortura, sarebbe benevolo, diciamo, sarebbe semi-consensual, che però poi non sfocia nella tua sessuale. Per me, questa forma di parafilia è assolutamente, diciamo, imprescindibile dall'atto sessuale. Cioè, è come appunto la ricia che abbiamo mangiato prima, che ci metti sopra il pepe, puoi scegliere 4-5 tipi di pepe, ma il pepe ce lo metti, però se non ce l'avessi messo, non avessi perso il tatto, quindi se mi devo fare una scopata normale, benissimo, non è che dico, se non ti fai da schiaffi, possiamo essere solo amici, no. Però, ecco, quello è un tipo di esperienza che io ricordo, perché le migliori scopate poi della mia vita
E anche i momenti in cui non abbiamo scopato, ma ci sono state delle performance in quel senso, sono legate al piacere che provano nell'infliggere il dolore. Ma è una cosa mia, ovviamente. Però c'è quella gente che ha mangiato quel frutto che sta di cadavere. Ah sì, quindi, quindi ci sono quelle persone che hanno dei gusti forti che io considero disgustosi. Quindi ci risiamo. La questione è proprio nella varietà. Però effettivamente la varietà non significa mi scopo un'altra, poi mi scopo un'altra, poi mi scopo un'altra, ma trovo la varietà nelle performance con la stessa partner. Però questo è più difficile da fare nella dimensione culinaria senza... Cioè a me va benissimo farlo, perché io la carbonara con la panna non la faccio. Però se uno me la fa non è che non la provo, la rigetto, la provo e poi ricorda, io preferisco l'altra. Però ecco, nella varianza culinaria... molto spesso ci sono degli standard, invece difficilmente avrei una ricetta di come si fa l'amore. Nel cibo spesso abbiamo le ricette e questo limita un pochettino alcune alla fantasia, però poi ci sono le varianti. Quindi ritengo a questo punto che più che di cibo e di sesso e di esperienze si deve parlare di contesti, che è al di là dell'esperienza, perché l'esperienza è introdotta in un contesto che è una cornice maggiore. Quindi è un gioco di cornici più grandi dentro, cioè di cornici più piccoli dentro cornici più grandi. Quindi nella dimensione del contesto penso che le due cose si equivalgano. Nella dimensione dell'esperienza, però, forse pure per formazione mia personale e fisica, rimango più legato al cibo. Nella dimensione dell'esperienza. Nel contesto, però, si equivalgono, perché puoi fare la migliore scopata del mondo, ma in un momento di merda della tua vita e te la ricorderai meno. E poi mangiare il piatto migliore del mondo ma stai incazzato e magari ti fa male lo stomaco dopo, ti fa fanculo che cazzo mangiato. Quindi in ambiti come questo, che in ogni caso inficiano l'emotività, il contesto fa tanto, perché sappiamo che non proveremo più la pasta come quella della nonna, ma io avendoci riflettuto non mi ricordo di che sangue le fettuccine di nonna Emma. Mi ricordo soltanto che era nonna Emma che me le faceva ogni volta che le volevo ed erano legate più al fatto che me le faceva lei tutte le volte che volevo, che comunque sì, erano sicuramente buone, rispetto al fatto che dico mamma, quelle due non so come correre la nonna. Però non lo so, perché io... Più all'amore, secondo me, perché per esempio se le lasagne famose di mia nonna facevano un panna qua, di mia nonna lo stesso, ero felice lo stesso, capito? Certo, quindi, certo. Non è proprio, capisci? Sì, là è più l'emotività che il gusto, ecco, però questo vale anche per molte scopate, perché le migliori mie... quasi tutte con l'unica ex che ho avuto, che è più di un pomeriggio ovviamente. Quindi lì sono condite anche del fatto dell'emotività, alcune sono state anche addirittura dopo che ci avevamo lasciati con la scopa dell'ex, tra l'altro in contesti piuttosto fighi, tipo outdoor all'interno di musei o cose di questo tipo. Quindi è pure bello tutto. Cioè, è sempre il contesto che ci frega. Però a livello esperienziale, secondo me, il cibo... Però comunque tu sei scelto. Successo, sì. Quello che mangi se lo fanno gli altri, comunque se te lo fai da un altro mondo, non certo, hai meno scelto. Sì. Siamo al ristorante, sei dominato da quello che fa il cuoco, punto. Sì, se tu ordini tu, nell'ordine limitato, la pasta con i funghi te la fa come dice lui. Sì, comunque capito, sei nelle mani di un altro, così ti piace. Però questo è pure il combino, cioè ti posso dire come mi piace, ma difficilmente me lo farai esattamente come sto a dire. Ci possiamo dare delle direttive, ma poi cioè, non so se voi a letto parlate, cioè vi date direttive. Io tendenzialmente sì, non so perché devo dare gli ordini, di solito. Però insomma, due persone che stanno a scopare difficilmente dicono aspetta, mi piace un po' più così, un po' più di qua, un po' più di là. Cioè sono cose che si fanno anche capire. Io sono il tipo che parla, però appunto, perché io tendenzialmente devo dire, metti così e taci. Oppure devo, cioè, ti ho dato ordine e ti ho messo la pallina in bocca. Quindi non puoi rispondere. Ci sono gesti con voi l'altro. Però... No, però... Cos'era quello? Non posso accettare che il cibo perda contro... Ma non sta a perdere, io ho detto che... No, qua sento conversione. No, ho detto a livello esperienziale... A livello esperienziale, il cibo, pur inficiando fondamentalmente quelli proprio fondamentali, due sensi, perché uno dice sì, vuoi l'occhio, vuoi la tua parte, no, perché sono stata la cena al buio e mi sono divertito tantissimo e non vedevo niente. Esatto. Quindi il cibo inficia due sensi, principalmente il fatto è gusto. Nella cena al buio
eri attento al fatto che la vista non fosse importante. È vero, però fondamentalmente però... quello che conta. Però non l'hai detto. Però è vero. No, è vero. Ma quella era una condizione. Però il fatto è importante, lo capisci proprio dal fatto che non ti ha influenzato quando era al buio. Vero, ma fondamentalmente a livello percettivo o dominio. Oppure puoi guardare una lasagna bellissima e magari scopri che non è una. No, ma non è solo questione di vedere. Io quando sono al shampoo, una cosa che per esempio non sopportavo era quando mangiavo la zuppa, che mi metto in bocca, non sapevo quando avessi fatto grande la modalità, esatto, e spatteva. Oppure che quando c'era la patata con la carne, io in genere mi prendo un pezzo di patata, prendo la carne, metto il insieme. È difficile. Là non lo posso fare. Cioè, beh, mi esatto. Però la, di quello qui col dominio. Certo, quello che sto dicendo. Ma no, buono. Raga, si riaccendono le luci, la parte di Danny tutta. Raga, voi non capite, io quando mangio divido il mio piatto in porzioni, cioè quando lo guardo e so che cosa mangerò per ultimo dal primo boccone. Se qualcuno mi tocca il fatto. No, no, fermati, una volta ho quasi accoltellato mio amico per la cosa. Madonna. Stavo al ristorante cinese, a un certo punto uno ha rubato una patatina che avevo messo da parte per l'ultimo pezzo di pollo fritto. L'ho guardato, ho fatto così, ho fatto così il coltello sulla sua mano, l'ha tolta all'ultimo istante, l'ho piantato nel tavolo di così, e gli ho fatto, se tocchi un'altra volta il mio piatto ti ammazzo. Lui così. Scusa, non c'è più. Sono un malato per questo. Quindi, ripeto, a livello esperienziale, anche se inficia principalmente due dei molteplici sensi che abbiamo per comunità di Remo 5, cibo superiore dal punto di vista esperienziale. Nel contesto si equivalgono, però l'esperienza per me è sempre 5. Aspetta, secondo me perché il cibo superiore dal punto di vista esperienziale non lo pensavo io? Perché pur inficiando soltanto due dei cinque macro sensi, mentre il sesto li inficia tutti e cinque, perché devi utilizzare veramente tutti e cinque, per quanto mi riguarda l'esperienza riesce a essere così effimera e travolgente al tempo stesso, pur limitandosi al gusto e un pochino al fatto. Il sesso, di per conto, è più sinestetico. Tu scopri con gli occhi, con la bocca, col naso, con la pelle, principalmente con una certa pelle, e quindi con l'udito, madonna, se io non sento... E quindi perché superare il cibo? Perché per quello che tu dici mi sta convincendo della mia tesi. Sì, però mi sto dicendo che il cibo ci riesce solo con due sensi a farti arrivare vicino... Io il cibo lo tocco, lo sento l'odore, lo mangio. Sì, però quello con cui ne esperisci al 75-80% è il gusto, è un po' di olfatto, il resto è opzionale. Mentre invece. E allora secondo me è superiore il sesso? No, perché con solo due dei cinque sensi coinvolti così tanto, arrivi quasi dove il sesso ci mette cinque sensi per portarti. Posso dirti però? Non è che tu sei personale a questo punto. Io non sei personale. Vabbè, e poi secondo me è personale. Ma sì, però fondamentalmente. Cioè, a me è un piatto scotto, cioè un nuovo spigola bene quando suona. Cioè quando spigola appunto mi suona bene all'orecchio. Ma che ci sono quattro, perché sono due? Due. Ma io lo guardo, è bello, fatto. Lo tocco, lo mangio. Ma se chiudi gli occhi. Cioè, non ascolti. Se chiudi gli occhi. Aspetta, se chiudi gli occhi. Parla. No, c'è pure l'udito quando sei vivo. Sì. Quando... Ah, vabbè. No, ma quello è tattile. Quando senti scocchiare in bocca è tattile. Però, l'udito è antico. Però lui magari diceva quelli che vengono attivati di più. Perché io, cioè, il tatto, ok, sì, senti la morbidezza, senti la consistenza, ok. Puoi mangiare occhi chiusi, puoi mangiare occhi chiusi. Ma non senti l'odore. Ma non è che decide, oddio, quanto è buono. Aspetta, io quanto è buono, l'odore e le papille. Lo stai, lo faccio. È solo il tatto che dice, oddio, quanto è buono. No. Perché tu lo puoi fare bendato, lo puoi fare con la vecchia spalle, lo puoi fare. Sì, però lo puoi fare. Odore, gusto. Sì, lo puoi fare. Quello ci vuoi mangiare con un tappaio, però no? Per perdi. E invece no, il cibo 2 serve più l'olfatto, deve farlo. Infatti quello che ho detto, l'olfatto è gusto, diceva. Da pinna, io dicevo, scatto è gusto. È solo il tatto. No, cioè nel senso che altri che entrano in gioco, sì. A me se non mi dici come mi sono detto, non vuole venire. Ti tappi le orecchie. Però nel senso... Perché dobbiamo parlare dell'ipotetico? Cioè, nel senso, quando fai sesso c'è tutto, c'è l'udito, che ti parla. Cioè, sono coinvolti più o meno nello stesso modo, il tatto un po' di più, ma sarà il tatto al 30% e gli altri al 20%. Una e cosa invece. Sempre differenza tra cibo e sesso. Il cibo, secondo me, queste emozioni
iniziano e finiscono lì. Sì. E invece il sesso può sembrare che può finire lì, ma in realtà rimane tutto qua. E quindi si prova pure il cibo, però. Però quando si sì. Mangiare. Aspetta. Io mi ricollego a tuo mondo. Tu non ti ricordi più, hai detto, hai confermato, non ti ricordi più il gusto delle cose che ti cucinava tua nonna. Però ti ricordi il fare aver fatto sesso con una persona, ancora te la ricordi. No, mi ricordi il sapore della fagnasola lingua. Ok, però anche sul momento finisci di mangiare, sei felice due secondi che mangiato una cosa buonissima. Poi finisci di fare sesso, te la ricordi pure tutta la vita, se vedi tutta la vita. Se è una bella scopata, sempre su quel punto lì, se è una bella scopata, tu te la ricordi comunque. Io non mi perché ricordo. Perché può essere legato a un momento felice, può essere legato a un momento magari drammatico che poi magari ti ha risollevato un po', perché lì è sempre amore, non è sesso, non è una cosa di insensibile, e quindi ti ha un po' risollevato da quel momento, magari stavi in merda, però la tua ragazza è riuscita a riequilibrarti un po' perché ti ha dato affetto, ti ha dato amore, perché quello è quindi abbiamo detto che parliamo di sesso. Ricordare anche in quel senso il cibo buonissimo, mamma mia quanto è buono, però finisce la sera il giorno dopo dici che è buono, però ti ricordi ovviamente del cibo non ti puoi innamorare. È ok. Quando sono a Roma, io è un attimo che mi trovo privata di tanti cibi che io mi sogno più di tante altre cose. Ok, è una cosa forzata. Questo è una bella cosa perché abbiamo mangiato. Io da un anno non mi trovo privata di tanti cibi che io adoro e non posso toccare. E quindi pesantemente, e allora mi sogno più un piatto di lasagne che qualcosa che magari già qua in passato, dato che comunque con le intolleranze questa è un'altra cosa, lei si sogna in questo momento dei piatti che non può effettivamente mangiare più, e quindi magari lei può dire sì, desidero più questa cosa che quell'altra, che sesso, perché vabbè, ma comunque è un caso più particolare, sì, ma sono cioè, caso, se un dottore ti dicesse devi fare un'analisi, ovviamente ci sono casi e casi, per dire che questa cosa è talmente soggettiva e tutta unendo alla situazione, anche la situazione sentimentale, che non si può classificare, che non è classificabile oggettivamente come meglio questo o meglio quest'altro. Io dovrei lottare per questo, per fare è una cosa più soggettiva, è possibile, cioè se mi dici che sei lottato dico dammi la cosa che lei dice. Preferisco il sesto, dovrei essere contento perché invece l'otto perché il cibo non ti piace. Siamo nella stessa condizione, non ti preoccupare. No, comunque c'è cioè, per me soggettiva è una cosa che cioè, dipende da molto. Perché tu sei la parte della Madonna, ma tu che non è lei che pensi solo a un minuto sempre lo stomaco, quindi tu vengono dei sogni. Un pezzo di pane, sì, ma il bisogno e il voler mangiare qualcosa di buono a livello cerebrale sono legati, perché con una sensazione in più che si spinge a non morire. Anche perché il bisogno di mangiare lo può saziare mangiando le cagate che devo mangiare. Esatto, mentre invece il gatto vedi i gamberetti, ma tu all'epoca basta un po'. Che è pesantissima, non c'è qualcosa, e quindi mi sono guardati i miei cibi preferiti. E in quel momento, quando sei nei momenti tipo esami, stress, tutto quanto, ti butti sul cibo. Ah, no, mi sono detto davvero. Quando non sai niente, che puoi mangiare. Cioè, in momenti di stress, vuoi buttare sul cibo. Poi mi dico un'altra cosa. Io pesavo 91 kg il 6 aprile 2009. Il 6 giugno 2009 pesavo 111 kg. 20 kg in due mesi. Ah? Io quando sono partito dall'Erasmus pesavo 83 kg, quando sono tornato dall'Erasmus 12 mesi dopo 120. Cioè praticamente come mo? Sono quasi 105. Però ti dico una cosa, posso riflettere una cosa? Tutti i bei rapporti sessuali che ho avuto, mica perché ricordo che erano belli per la partner, ma perché per me. Te lo sto di per me.
un'ora. Per me stesso. Invece è il piatto che mi ha, è l'altro che mi ha fatto ricordare. Quindi lo chef. Che conquistato. Quindi è lo chef, non è il piatto. Quindi tu hai detto, però così che fa l'amore con lo chef, però... mica col cibo. Sai quando risolveremo questo dilemma? Ogli. Sai che poi conquistato completamente. Linda. Ogli, sai quando risolveremo il dilemma? Fai un corso da chef. No, ma almeno vuol dire. Così almeno può fare l'amore con lo chef. Uno che ti piace, ti può servire qualsiasi cosa che sta bene, perché sei felice perché mangi della quella chef, da lì si può vittorio ciò. Vedi, stai dicendo una cosa veramente, veramente. No, no, perché tu lo sai, io sto a supporto della tua tesi adesso. No, perché io ti ripeto. Vedi, te la stai dicendo a 2 ore così. No, perché sì, io perché quando, quando faccio vuol dire che tu sei soddisfatto di aver levato una spunta, Belli. No, non è l'esperienza. No, 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 non è vero, non è vero. No, io voglio mangiare quello che ho mangiato, lei che ha mangiato un po', no, allora, non me ne frega di quello che ti dà. Io sono andato a mangiare in posti dove tutti quanti ne parlavano ed era esaltato ad andarci, sono rimasto deluso, non ne parlo, non lo consiglio. Quando sto a parlare di cibo non dico, oh, è assolutamente andato, mi sono trovato bene, sì. Il punto è che veramente però. Ma si parlava di cibo, non di cuochi, Belli. Ovviamente se io mangio una. No, cibo. Sto parlando di cibo fatto cosa, bene. Il cuoco è quello del peggio, il cibo è quello che ti mangi. Il cuoco non te lo mangi, Belli, quindi no. Scusa. Dipende. Dipende. Te lo mangi con gli occhi. Però non ti compagno. Nella casa di Belli se lo mangia con gli occhi. Ultima tavola con filosofia, cannibalismo sì, cannibalismo no. Esempio. Ancora? No, sì, no. Lampeggia rosso, sì, ancora la sta registrando. Cannibalismo sì, cannibalismo no? No, ce la scelta. Dipende. Dipende. Sì, perché poi la fai cosa del 2000. Che cos'è Matteo? Cedro. Cedro. No, mandarino, è cancellato. Mandarino? È cancellato cedro. Ma che so cosa ci sta? È vero, ma si è cancellato cedro, c'è tutto un mandarino. No, questo è papà che fa le cose rosche. Questa è l'arancia che non va a fare spesa perché mandarino. Queste sono le cose peggiori. Cioè, le pagine lettere da bambini che ti racconti che quando dovevi sentirci davvero vediamo cosa. La puttana sì. Porca puttana. Sì. C'è cosa in quello che e non saluta. Secondo ecco, quanto fa senso trovare un partner che non seconda quello che è il vostro desiderio sessuale? Lo prendo a schiaffi, quindi è seconda. però è chiaro che se tu non mostrassi la tua attitudine per cercare sempre di essere nella normalità. Aspetta, non sto scimando. No, fermati, un attimo, pausa. Non ho capito, ma credo che il problema sia grammaticale. Allora, dici quello che vuoi dire, poi io traduco in italiano. Allora, se io andassi a fare sesso, ma lasciamo perdere quando interviene l'emotività e tutto, che rinuncia anche a dei vecchi... Cioè, scopri cose nuove ancora. È vero, non è detto che io mi uccidevo sempre prendendo a schiaffi. Esatto, no, cambia veramente. Anche se... Però dico, solo magari un periodo, c'è stato magari un periodo che se io non riscontravo in una partner una secondare dei miei gusti, quello poteva essere, anche mi poteva piacere, potevo averci fantasticato su eccetera, ma se non trovo una corrispondenza, era come se fosse nulla. Certo. Vabbè, però nulla. Quando c'entra una partner ti può dare anche una cosa che tu non pensavi di volere, infatti, e la devi mai provare. Però attenzione, ma cosa succede anche per il cibo, eh? Questo lo può fare il mio piatto. Sì, sì. Noi diamo 5 lire, invece, per la memorabilità di qualcosa, sai da cosa dipende? La memorabilità di qualcosa? Dal fatto che sia più raro il momento memorabile. Il fatto che io mangio sempre... Cioè io faccio migliaia di esperienze di cibo, molto meno di quelle del sesso. Vabbè. Sei appurato al top, vuol dire. Diventi, Gioma. Cioè, vuol dire che sei appurato al top. Sono appurato al top, è ovvio, mi pare evidente. No, ma pure, capito che ti voglio dire? Sì, ho capito. Il fatto che io comunque stia sempre a provare là, io tradisco il cibo che amo. La donna che amo non la tradisco. È vero. Quindi la tua tesi è? Cioè, scusa, è sempre vai dalla parte mia. Ma non è una tesi, era per... Non dormire sul pavimento. Esatto, per vincere il ballo sessuale. Invece
se no. Dai, Gli, sei impegnato, ma stato, ha convinto quello che è stato veramente bravo. Il cibo è più pericoloso. No, poi il cibo consente trasgressioni che socialmente non sono esecrabili. Come... Cioè, quando mangio il cinese non penso che sto tradendo la carbonara. Cioè, che cazzo stai? Io sì. Cioè, scusa, ma io sì, io sì, io sì. Ma tu l'hai appena detto, no, ma stai fuori. No, io lo penso, ma lo penso con gioia. No, 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 ma se passa il cielo. Domani la carbonara. È questo. Ah, scusa. Ho Laura. Io penso un pochettino a questa cosa invece. Quando vado a mangiare il sushi e dico domani per la carbonara mi accetterà come se non fosse accaduto nulla. Però lo pensi sessualmente. Allora, cioè, è... Vabbè, ma era non penso che il mio pasto preferito se ne abbia male comunque. Capito, cioè. Vabbè, però sai che cos'è? La differenza proprio filosofica di base. Momento ontologia. È che quando faccio testo lo faccio con un essere. Quando mangio, mangio un ente. E c'è una differenza. Nel senso che non è che è meglio il cibo, nel senso che il rapporto che finisce, no, il rapporto, muore, cioè, allora, no, nel senso l'ente è un utilizzabile, mentre l'essere non lo posso utilizzare, cioè io non posso usare una persona, o meglio lo posso fare, ma abbiamo detto che cibo e sesso sono due cose non paragonabili. No, nel senso sono paragonabili a livello esperienziale, ma sì. Se poi dobbiamo parlare di quello che si fa, è ovvio che il cibo è un rapporto passivo. La persona la mangia. No, ma soprattutto il cibo è un rapporto passivo, cioè è tipo Homer che dice quando è così e se verrai mangiato sarà una cosa tua, non si può spostare la torta, giustamente. Sono d'accordo, quindi sulla cosa dicevo perché non sta capendo. Io non, vedi. Cioè, perché l'ente è meglio dell'entità? Cioè, io non ho detto che è meglio o peggio, ho detto che l'esperienza è più intensa. A livello di contesto siamo in parità. L'esperienza secondo me è più intensa inficiando solo i suoi sensi e portandoti quasi vicino all'orgasmo, che è il massimo naturale rilascio di quelle sostanze di cui prima. Col sesso però mentre mangio, anche se pare che si possa avere un orgasmo, non avrò un orgasmo, cioè non c'ho spazio. Io ci sono arrivato molto cioè, vicino, non voglio dire. Sì, ho capito, ma come fai a dire che mangi? Sono due sensi, pensa se il cibo riuscisse a inficiare gli altri, come fai a stare? Cioè, invece, sulla base di quello che ho detto, io ho fatto la testa. Sono due visioni. Vabbè, io sono, siamo tutti condannati all'oggettività. Io, okay, vabbè, io non posso mai pensare come, pensare come pensi tu, ma nemmeno vedere il mondo come lo vedi tu, toccare una cosa come la tocchi sì, tu, io non posso mai essere te. Cioè, non posso mai entrare dentro una persona. Cioè, perché tu capisci, una parte di me può entrare dentro un'altra persona. La conclusione è un'altra cosa di quello che hai detto. No, io sì. Sono semplicemente arrivato. Passando per la stessa strada dove sei passata tu, sono arrivato da un'altra parte. Tutto qui. Abbiamo fatto la stessa strada, io non, grazie. Non posso. Bellissimo. Abbiamo fatto la stessa strada, ma siamo andati in due posti diversi. La strada che facciamo è lo stesso, il ragionamento è lo stesso, a me mi porta a una cosa, a te li porta a un'altra, ma questo è fatto anche della Weltanschauung, che c'ho io e c'hai tu, che sono necessariamente diversi. C'è Lizia, questa è lì. Questa è oggettività, è l'oggettività del soggettivo, che tutti quanti dobbiamo necessariamente, siamo costretti a pensare con la nostra testa, appunto. Cioè, è una... A vederlo è un limite, però non lo è perché così è. Quindi io arrivo a un altro, da un'altra parte prendo la stessa strada che ho fatto tu. Però non è questione di migliore o peggiore, è questione secondo me di maggiore o minore. Migliore o peggiore è una valutazione di qualità, la mia è una valutazione quantitativa, più intenso o meno intenso. Poi è ovvio che una scopata sembra essere più intensa, per forza, coinvolge tutti e cinque sensi e anche qualcuno di più. Ok, invece vedi che prima hai detto l'intenzione, cioè hai appena detto il contrario. No, ho detto sembra più intenso, per me è più intenso il cibo perché con due soltanto sensi ti porta vicino a quello che il sesto deve fare con cinque sensi. Vabbè, per me no. Ci cioè, sei sempre soggettivo. Ci sta. Poi a livello di come diciamo io, invece. Cioè, livello... proprio perché coinvolge tutto. Sì, poi a livello di contesti, ti dico che appunto il cibo te lo ricordi legato al contesto, però con la scopata alla fine.
perché sì, la scopata migliore è legata alla persona, però alcune sono contestuali. Cioè, sta pure nella tua camera dove lo fai sempre, proprio la volta, è memorabile, quella per volta, qualche ragione che non volta. Dipende dal contesto. Vabbè, quella volta, cioè, però, quella volta in invece cui... Invece si può succedere, aspetta, là, però, quante possibilità hai che ti succeda con lo stesso piatto di lasagna cucinato dalla stessa persona, beh, che capita. Ti dia quella cosa che te la ricordi? Diciamo, capita, poi. Capita, perché quel giorno magari eri particolarmente felice, particolarmente affamato, particolarmente... Ma non ti stai ricordando il piatto, ti stai ricordando il motivo per cui eri felice. Ma stessa cosa quando... Non è il piatto, stessa cosa nella scopata. Perché... No. Cacchio, no, guarda, ricordi che perché hai avuto un orgasmo più intenso quella volta, perché c'è stata maggiore sintonia. Sì, quello è il contesto, il contorno del motivo per cui eri felice. Sì, ma all'interno della stessa stanza, con la stessa persona, però più ben disposti entrambi, e in quella porta è andata bene proprio la sintonia, c'è stato un orgasmo simultaneo e andava tutto bene. Ma non è un contorno, non è un contorno, è un giorno di felicità. No, è con te, perché no? Certo, ti sto a dire, è possibile. Non è che possibile, magari... ma non è per forza così. Non puoi per 5 è possibile, ma non è per forza così. No, per esempio, che ho fatto te. Un giorno ero felice, andato tutto bene, allora il cibo, ma quello che hai mangiato è il contorno. Ma questo ci non ti ha reso poi felice quel piatto. No, ma sì, no, tutto, magari piatto... ti ricordi che hai mangiato. No, il piatto ti ha reso ulteriormente felice, come la scopata. Capito, ma non ti ricordi cosa hai mangiato in cultura. Ma quella scopata, non ricordo il piatto, cavolo, sto a dire, è possibile ricordarsi il piatto, come è possibile ricordarsi la scopata? Per il semplice fatto che nel momento in cui l'ho fatta, quella volta, c'è stata maggiore sintonia, perché in quel momento magari è andata meglio così, però la questione è che mi ricordo la scopata, come dici tu, che non è contorno, perché la scopata la devi fare con un'altra persona. Quindi quando c'è sintonia nella scopata, è un biattivismo che va uno verso l'altro, cioè non sei un soggetto passivo nel sesso. Cioè io sono un soggetto attivo nel sesso e anche la mia partner lo è. Non stiamo a cavillare su attivo passivo, cose varie. Cioè, pure a te come legata deve fare qualcosa, se no mi piace. Però io se penso a un giorno di bello, per dirti, difficilmente mi ricordo proprio esattamente che cosa ho mangiato, che cosa ho provato. Cioè, se io mi ricordo la mangiata... Nel ristorante magari ho mangiato, però mi ricordo il piatto, aspetta, però... la mangiata migliore della mia vita, della cosa che mi è piaciuta, io mi ricordo anche il sapore. Ma quella tutti, perché una la migliore della tua vita. Quella scopata è una fino alla prossima più buona. Così come la lasagna è fino alla prossima più buona, no? Dal punto di vista di memoria, dal punto di vista del contesto, ti equivalgono a 50. Cioè, non te lo ricordi se l'hai fatto, con chi l'hai fatto, cioè ti rimane. Difficilmente ti ricordi di tanti giorni. Ti sembra ricordare di più per la questione dell'intensità, ma a livello contestuale. Penso sia così. A livello contestuale sono uguali, non c'è proprio 50 e 50. Col contesto non c'è possibilità di avere 50 e 50. Sull'intensità, la questione di quantità, secondo me ti porta più vicino il cibo, per quello che ho detto prima, ma il contesto è proprio 50-50. Cioè, mi posso ricordare la giornata, come mi posso ricordare la mangiata, mi posso ricordare la scopata, come mi posso ricordare il luogo. Va bene, non riesco a ricordarmi tutto allo stesso piano. Io sì. No, è difficile. Cioè, con tutto che mi piace tantissimo mangiare, ma difficilmente mi ricordo che quel giorno ho mangiato la carbonara. Mi ricordo che ho mangiato nella mia vita una carbonara buonissima. Mi ricordo il sapore del sesso, mi ricordo il contesto, magari. Mi ricordo alcuni momenti. Cioè, ti rimangono comunque. Io ho alcuni momenti legati al cibo in cui mi ricordo alcuni sapori che mi ricordo esattamente la giornata e il momento in cui ho provato quel sapore particolare, che in qualche modo mi ha segnato così tanto che mi ha lasciato il ricordo di quel sapore. Sempre perché è discusso della soggettività. È la stessa cosa con alcune scopate. Però capito, mi ricordo la scopata tot giorno, tot ora, perché per scopare devi fare con un'altra persona. Quindi è facile che quella persona tu abbia condiviso della strada e quindi dei ricordi. Il cibo mi posso ricordare, il luogo, chi me l'ha dato, magari non mi ricordo giorno e ora. Col sesso lo fai perché giustamente stai con un'altra persona, ti ricordi da che tempo ci sei stata e più o meno quando è stata quella scopata. Una delle migliori me la ricordo perché è stata dentro durante una manifestazione in cui stavamo entrambi dietro delle bancarelle a vedere i libri e ci avevamo già lasciati, quindi era la mia ex in quel momento. Me la ricordo perché abbiamo scoperto dentro questa struttura che poteva entrare in qualunque momento qualcuno nella stanzetta che avevamo trovato, quindi è stata figa, una delle più belle che mi ricordo, una di quelle a cui penso quando mi masturbo. Però capisci che mi ricordo la cosa perché mi ricordo quando ci eravamo lasciati, quindi che mese era più o meno,
mi ricordo quando c'è stato quell'evento. Nel senso il mese e il giorno, capito? Io ti parlo di una cosa legata a un ricordo. Sì, mi ricordo quella scopata a livello sensazionale, mi ricordo l'esatto momento in cui il mio cazzo ha penetrato quella faregna. Sì, mi ricordo quel momento di quando ho mangiato quel giorno, è che sei stato felice che hai mangiato la carbonara, c'è dubbio. Mi ricordo la stessa cosa di alcuni ma perché te c'è la memoria di ferro, ma non dire che la persona ti ricorda che ha mangiato 10 anni fa, il giorno, però non mi ricordo come ha mangiato la carbonara. Cosa dico quando ho mangiato la mia carbonara più buona? Perché è la più buona, cioè, capito? Quella scopata è la più buona, fino alla no, vabbè, me ne ricordo pure varie, cioè. Io mi ricordo varie scopate, mi ricordo varie piatti. E quindi, e perché ne scegli una allora? Non scegli una, ho detto che a livello di contesto sono uguali. No, a livello di contesto, se ci può essere, ti equivalgono. Perché ti lasciano lo stesso tipo di ricordo della situazione nello stesso modo. Mi ricordo le migliori scopate e anche le migliori mangiate. Che cosa ho mangiato? Questa cosa, infatti, non c'è una preferenza. No. E non si possono paragonare allora. O le puoi paragonare? Sì, perché 50 e 50. Le paragono perché si comportano nello stesso modo. Ok. Però non riesco a scegliere una delle due, perché sono proprio uguali. Come se tu mi dici meglio la Ferrari rossa o la Ferrari bianca? Sempre Ferrari, ma cagno culo, mi barendo. Quindi la conclusione qual è? Che fino a 5 minuti fa non erano paragonabili, ma sono sullo stesso piano. No, io ho detto che sì, ma deve arrivare a un punto, cioè. Quindi sì, perché punto di vista? Perché esperienzialmente è più intenso. A livello di contesto sono uguali. Quindi cibo batte sesto 51-49. È diverso da Lorenzo, insomma. È così che funziona la democrazia, basta un voto di più per far vincere gli altri. Sì, ma a livello emozionale è diverso, secondo me che ti coinvolge, perché spesso lo fai con la persona che ami, cioè, a meno che non abbia rapporto personale. Invece d'accordo con te, però io tendo più a pensarlo del sesso che del cibo. No, ma quello indubbiamente, se tu lo fai con una persona che ami, ti ricordi. No, invece non c'è un rapporto di amore, cioè può succedere pure che una esperienza è legato prettamente all'amore. Però ti puoi ricordare di un'esperienza. Sì, quello ma te lo ricordi a prescindere, però se tu ti trovassi davanti alle due situazioni, cioè hai un nome che ti piace da tanto tempo, ma in quel momento hai accanto l'altra scelta, una cosa di cui sei proprio tanto e vorresti un po' scegliere se tu sei privata di entrambi da tanto. Ma sarà perché io per il mio caso sì, vabbè, ma quello però è il vaso ma è l'estremo che ti fa scegliere, sì, ma come se ti dicessero guarda ti sei privata di persone non lo puoi fare per 2 anni, ma finché non vuoi, vabbè, sì, lo stesso e poi ti dico che devi passare una scelta in un momento non è nessuno è due. Quale sceglieresti due? Come fai? È giusto che dipende dal contesto, ma dipende anche dalla situazione in cui tu non mangiare, devi mangiare. Ma te c'è la madre di cucina con lui, se no per Luca. Si parlava di esperienza. Quindi dipende effettivamente da quello che ti deve mangiare, dal momento in cui stai, ovviamente quello che ti dice, perché tanto poi un concetto e poi come ci trovi avanti fai l'altro. Perché spesso è così. Ognuno si fissa un pregiudizio magari che fai non ci trovi avanti, vai! Però in entrambi i casi. La seconda stagione, la settima. Sì, ovvio, ma ringrazio il cielo, però vivendola è diversa la cosa. Lo so. Dipende tutto dal contesto, sono due cose che non sono paragonabili, secondo me. Ragazzi, io me ne vado che domattina si lavora. Ciao Robby. Buonanotte. Accompagno lei la macchina. Buonanotte. Accompagno lei la macchina. Devi facere il partenza. Io ho fatto le 8:40. Ciao ragazzi. Ciao. Dateci la sua. No, sta a cominciare qua, facciamo il finale. Facciamo il finale. Finale?
Sì, da mo tutta la cena è tutta. Anche lì c'è la diretta. No, era YouTube. Lì è YouTube. Ma hanno fatto domande? Anche? No. Zero persone. Ma come? Ma vuoi dire che la spammavo? Sveglia. Io pure scritto nella storia, si può mettere la lì. Però si può mettere la stessa, tanto quella resta registrata. Sì, rimane registrata quella. Quando poi la tagli. Cosa? Quando è salvata, te la scarichi, tagli il periodo questo qua. E poi lo ricarichi. No, ma lo faccio da lì. Ah. Geocampo, controcampo e contro esterno e contro campo interno. Ma ho perso troppo di qualità. No. Tanto con la luce credo che c'è neanche quello che uscirà troppo di ripresa. Qua è troppo bianco, là è troppo scuro, barra giallo. Ma è tutto sfumato. In simulazione dark sempre. È tutto sfumato. Questo c'è qualcosa, non, fuoco, cosa. Non so se è a fuoco, ragazzi, però. No, è a fuoco. È che la telecamera c'ha... Aspetta. E la telecamera. Ho messo il vino sotto l'acqua. Va bene. Veramente oggi sto bene. Così già un pochettino meglio. C'è l'acqua giù. Il prossimo prete è solo la taglia del gas. Guarda, quando la presentazione è. Ti stanco io? C'è gli occhi rossissimi. Sì. Però. Penso che sia stato il tavolo con cui si è discusso più questo argomento di sempre, proprio. No, ma che non ti ricordi la prima volta? Arte e cibo. Cioè, arte e cibo? Arte e cibo? No, non la vediamo. C'era proprio qua, la chiamo. Come Clay, però, perché? C'era Clay. Sì. C'era un amico tuo, Sì. Poche differenze. No, è giusto, perché sono due cose diverse. Però è diverso. Sì, ma perché dici? Se è l'atto e ci puoi fare l'amore. Per come? Per sesso no, ma il sesso guarda che globa tutto. Sì, cioè, però come fai a fare diversamente il sesso e l'amore? Il sesso è una cosa fredda. Ma mentalmente che è diverso. Raga, ma
La sensazione è diversa, ma fisicamente è sì, è proprio sì, ma non ce l'ho neanche io. Ok, ma riguarda, cioè, entra nel sesso, raga. Ma ovvio che parliamo del sesso, parliamo del sesso. Sì, però sai qual è la differenza rossa? Sì, ma consentimento. Secondo me, la differenza rossa. Quindi tutta la sera abbiamo parlato del sesso in quanto freddo. No, non voglio dire ma in freddo. In senso... Se fai l'amore con una persona sta facendo sesso. Allora, non è questione di freddezza, perché il sesso è ovviamente passionale pure, no? Però c'è una cosa, che quando fai sesso c'è la perfetta consapevolezza che dell'altra persona non te ne frega niente. Quindi tu con la persona che ami fai sempre l'amore. No. Dai, oggettivamente, non diciamo cazzate. Però come definizione, se per l'amore stai facendo sesso, vagina e pene, sesso, se poi tu fai l'amore è una cosa sentimentale, è un po' una cosa in più, ma l'altro è sesso. Se tu dici sesso, è anche per l'amore. Quindi non è, le cose non sono diverse. Come fai a dire di fare sesso con l'amore sono diverse? L'altro è quello. Quello, raga. Sì, è diversa la sensazione, raga. No, cambia il contesto, no. Ti porta la stessa cosa di fare. Sensazione è la stessa, esatto, legamento. Quando si parla, se per tutto certo, quello serve, per forza, Scopare! Allora, prendiamo le conclusioni finali, traiamo. La fregna. Sono a zero, non si è sfiorato tu. Uno arrivato, uno perché io un attimo mi sono collegato un attimo. La fregna. Ma tu. Allora, tu. La figa. Ci potevamo fare. Vabbè, comunque, con noi le conclusioni le ho fatte un po' caldo. Io direi, io la conclusione c'ho io. Invitiamo coloro che vedranno coloro che scoperanno e mangeranno come dei porci a scopare e mangiare, ma soprattutto a dirci la loro, perché e vi invitiamo le ragazze che stanno guardando questa live singolo con i fidanzati lontani a prendere il mio numero di telefono e a verificare se possiamo mangiare mentre scopriamo e viceversa. Sono esperienze che si devono fare, insomma. Quindi fateci sapere la vostra, perché il mondo è veramente vario, posso vuole, sì. Posso solo immaginare chi dirà un animato potrà dire quello che vuole. Esatto, chi è già nominato si può fare. Anche là, magari. Io ci metto la faccia, chiedo un danno, chi c'è nessuno là. Chi ci sta arrivando? Uno che è Cooper, magari. Uno che è Cooper. Alla prossima tavola con filosofia. No, dai. Al prossimo tavolo con filosofia e concluderei con grazie a tutti e a tutti per essere venuti. Ecco. Aspetta. Vai. E non dobbiamo così per ore. Quindi invitiamo tutti i ragazzi e le ragazze che volessero raccontarci le loro esperienze culinarie o a culo in aria. E ringraziamo tutte e tutti per essere venuti al prossimo video. Che altro possiamo dire? Appunto, magari fateci sapere la vostra. La questione è. Avevo della ringraziamo Matteo, ringraziamo Matteo, la cucina di Matteo, per averci nutriti, sfamati, non fa, nessuno è venuto, cioè nessuno ha orgasmato mangiando, credo. Oddio, dobbiamo controllare. Cioè io sono parlato per me, sì. E niente, la vexata questione non è stata fondamentalmente risolta, quindi... È combattuta. Però insomma le vabbè, sul social ha vinto cibo. Sul social ha vinto cibo, quindi viva! Sia su Twitter che su Instagram. Viva la giga! Viva il fico! Che è meglio della fica, quanto pare. Così sempre. Meglio i fichi delle fiche. Prossimo a tavoli, che si parla? Prossimo a tavola con filosofia è cannibalismo. Quello è cannibalismo, è davvero così terribile. Religione o peccato? È peccato, non ci vede religione. Prossima tavola con filosofia, religione o magia? Sono la stessa cosa. Fantasy. No, Tim Boschi, è un ginepraio. Il ponte con la religione. Oh, Fantozzi, bello. Forse Fantozzi, vediamo. Fantozzi ci sta da poco, voglio riesserci. Fantozzi, uomo del millennio, uomo del 2000. No, uomo del millennio è John G. Scam. Vabbè, chiudiamo, si sta allungando. Esatto. Infatti, ciao poi. Bye bye. Io lascio solo che sei un bel troppo a me.
Mamma mia. No, 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 chiudi, chiudi se taglia, chiudi se live. Chiudi se pari per il dottore. Sì, certo. Non pari. Bene. Figo, comunque, non ci hanno seguito. Tutto questo accapigliarsi, alla fine poi...